Buongiorno a tutti voi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con La Voce del Vescovo, rubrica curata dall'Ufficio delle Comunicazioni Sociali della Diocesi di Acireale e siamo in compagnia di Sua Eccellenza Monsignor Antonino Raspanti, Vescovo appunto della nostra Diocesi e Vicepresidente della CEI. Buongiorno Eccellenza, buongiorno, grazie di essere buongiorno. Con noi e grazie sempre per la sua disponibilità. Oggi, mese di dicembre, primo di dicembre, parleremo appunto dell'Avvento, domani la prima domenica di Avvento e appunto con Sua Eccellenza vogliamo parlare di questo tempo liturgico che precede e che prepara a Natale. L'elemento distintivo del tempo di Avvento nell'eucologia è definito la costante compresenza di due temi: la venuta del Cristo nella carne e il suo ritorno glorioso alla fine della storia. Eccellenza, vogliamo parlarne? Volentieri. Avvento è una parola latina, venuta significa. E appunto ricordiamo, come lei ha detto bene, queste due venute. La prima, quella che è accaduta 2000 anni fa, ma soprattutto e fin dall'inizio della comunità cristiana, la venuta che si attende di più è la venuta che deve ancora venire a chiudere la storia, o seconda venuta del Signore. E come sappiamo, nella primissima generazione si aspettava nel giro di pochi anni il ritorno del Signore Gesù, la venuta a chiudere con un giudizio la storia. In realtà poi già nelle lettere di San Paolo nel Nuovo Testamento si vede come cambia leggermente la prospettiva e come si intende che questa venuta, il tempo di questa venuta, è a noi sconosciuto, e dunque la vita cristiana entra in una dimensione di continua attesa del Salvatore che viene. Lentamente, nel corso della spiritualità, della riflessione cristiana, già con Sant'Agostino, padre della Chiesa, e poi con i successivi grandi dottori della Chiesa, si intende anche quella che fu chiamata una sorta di terza venuta, ovvero sia il continuo venire durante il tempo di Cristo, che è spirito perché è risorto, nella vita della Chiesa e della comunità e delle persone, dei singoli credenti. Cioè non c'è soltanto qualcosa che deve ancora avvenire, che è lontano da noi nel tempo, al quale ci prepariamo, ma c'è un costante suo venire, essere presente e venire nella persona, nella comunità, la parrocchia, la chiesa, attraverso i sacramenti, attraverso la presenza costante e l'effusione dello Spirito Santo, perché Cristo vuole vivere una comunione quotidiana e continua con i suoi fedeli sempre. Quindi l'attesa diventa non di qualcuno che non c'è e aspetteremo che verrà, ma diventa il disporsi per aprire bene, spalancare le porte della propria vita, del proprio cuore, spalancarle a colui che è già qui, che sta alla porta, che bussa, che entra e vuole rimanere con noi. Quindi avvento significa sostanzialmente disporsi bene, non chiudere le porte. Eccellenza, impegno e perseveranza sono due precisi atteggiamenti a cui i testi liturgici si rifaranno in queste domeniche di Avvento. In una società come la nostra, così complessa, che ha perso molti punti di riferimento, ecco, com'è facile o difficile l'applicazione di queste due terminologie? Impegno e perseveranza appunto sono quelle due condizioni, parlavamo di condizioni, cioè per far entrare Cristo in pieno nella nostra vita occorrono queste due abitudini, virtù, diciamo così, che sono ampie, perché impegno vuol dire è a 360 gradi, vuol dire impegno nel seguire Cristo, vuol dire impegno nel rispettare l'uomo, vuol dire impegno nel rispettare le leggi dello Stato, vuol dire impegno nella vita sociale, lavorativa, familiare, affettiva. E così anche perseveranza. Sono direi quasi molto vicini l'uno all'altro, perché se io mi coinvolgo in una relazione affettiva, nel mettere al mondo dei figli, nell'intraprendere un lavoro, in realtà io sto
coinvolgendomi in una promessa. Mettere al mondo dei figli significa che io sto promettendo a quelli a cui mi relaziono, in questo caso i figli, sto promettendo un mio esserci, un mio essere per loro, un mio garantire la custodia mia nei confronti dei figli. Ma lo stesso discorso vale per fare per una professione, per un lavoro. Se io studio, mi preparo e comincio un lavoro, significa che dinanzi alla società sto promettendo che sarò coerente, fedele, eticamente corretto e darò un contributo. E dunque significa impegnarsi per un futuro che è già qui, perché dipende da quanto io ce la metto, la mia disponibilità, eppure questo futuro davvero si deve ancora dipanare giorno dopo giorno. È difficile oggi? In parte è difficile perché culturalmente si usa dire oggi abbiamo un po' abolito o tentato di abolire il passato e il futuro e è come se spesso volessimo vivere in un continuo presente, senza memoria perché la memoria ci pesa troppo e appunto senza futuro perché il futuro ci chiede troppo. Per cui vorremmo quasi vivere soltanto il presente, godendo, prendendo i frutti che questo presente ci dà, senza appunto impegnarci troppo, lasciarci prendere troppo dell'impegno. Quindi culturalmente forse oggi siamo un po' più svantaggiati. Faccio un solo esempio. Quando i miei nonni o i miei genitori, come tanti di quelli che ci ascoltano, ricorderanno, lavoravano, si impegnavano quotidianamente, erano famosi per mettere da parte, come le formichine, no? E per che cosa? Ma mettere da parte per le emergenze, per le malattie possibili, per le sventure, le disavventure, o mettere da parte per i figli, no? C'era la mentalità culturale nostra di costruire al figlio una casa, alla figlia la dote, insomma. Un futuro migliore. Sì, davvero diciamo delle cose tradizionali, ma questo al di là del che cosa, ci ricorda come i nostri antenati erano impegnati, si sentivano impegnati da un futuro, cosa che oggi per noi non è affatto così. Il fatto stesso che abbiamo un po' sperperato molte risorse, le risorse della natura, le risorse economico-finanziarie, il debito pubblico e cose simili, ci dice come noi stiamo agendo con molta minore responsabilità nei confronti del futuro e ci stiamo dimenticando del passato, cioè il patrimonio che abbiamo ricevuto dagli antichi. Dunque direi che effettivamente l'avvento ci può davvero aiutare a correggere alcune storture che la cultura contemporanea di oggi tende a farci assumere. L'avvento ci può correggere, assumere una posizione corretta nel tempo, nella storia, per guardare avanti con più fiducia. Eccellenza, lei ha parlato di futuro. Il futuro sono anche e soprattutto i giovani. Rivolgendosi ai giovani proprio in questo periodo di avvento, quale messaggio vorrebbe lanciare loro? E vorrei dire abbiate coraggio e abbiate fiducia. È vero che si richiede oggi ai giovani, visto la condizione, la contingenza non facile, il passaggio difficilissimo della storia del mondo occidentale e dell'Italia in particolare, i giovani potrebbero anche sfiduciarsi e molti cadono nella sfiducia, anche se so di tanti altri che vogliono davvero combattere con coraggio. Come pure molti tendono ad andare dove ci sono situazioni in apparenza più promettenti, l'emigrazione. Io vorrei dire loro abbiate fiducia, combattete, perché si può ricominciare e molti di noi che non siamo più ovviamente giovani vogliamo cercare e trovare delle alleanze con giovani che hanno voglia di ricominciare. Tutto sommato i giovani o i vecchi degli anni 50, gli anni della ricostruzione dopo il disastro della guerra in Italia, non avevano di più o di meno di quello che noi abbiamo oggi. Erano veramente nella grande difficoltà di aver poco e di dover ricostruire. Se noi oggi siamo nelle condizioni di dover oggettivamente ricostruire, come se fossimo all'indomani di una grande guerra, e dunque dobbiamo trovare le alleanze tra generazioni. Insieme impegnarci, saperci anche un po' più accontentare del poco che c'è,
sapendo che lo sforzo di oggi è già ricchezza, costruisce la ricchezza. La ricchezza non è il godere di larghezze. La ricchezza è ciò che oggi io so fare anche nelle ristrettezze, ciò che oggi io imparo a fare, ciò che non so, ma appunto mi sforzo per imparare a farlo. Questo costituisce la ricchezza. La ricchezza è il saper mettersi insieme, il saper mettere, coalizzare le forze. Non sono i soldi sono il risultato, le possibilità sono i risultati che si hanno. Ma spesso fermarsi ai risultati significa già consumare la ricchezza, quindi impoverirsi. La ricchezza è costruire, non è consumare. E spesso talvolta, non solo i giovani, ma noi oggi ci riteniamo poveri perché non abbiamo beni da consumare. In realtà eravamo già impoveriti, ma non ce ne eravamo accorti. Mentre ricchezza è mettere, produrre, tirar fuori qualcosa, anche se non la consumiamo, ma la mettiamo da parte. Grazie Eccellenza per queste sue parole che ci guideranno in questo periodo che precede il Natale. Noi dell'Ufficio Comunicazione Sociale vi ringraziamo per l'attenzione, salutiamo Sua Eccellenza Monsignor Raspanti e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Grazie.